guys. Mi sono fermata al discorso di Jacopo Fo, cioè delle multinazionali, la COP, queste belle cose qui. Vi faccio notare che voi usate Skype, che è proprietario, usate Windows, che sono software, sono OS proprietari, e che quindi comunque non fate altro che alimentare, come dire, incitare alla schiavitù. Le multinazionali a fare sempre. Siamo il popolo della schiavitù. Allora, il Partito Pirata ovviamente non fa questo, insomma, noi siamo informatici, siamo, io personalmente, insomma, siamo orizzontali, quindi ognuno quando si sposta va in giro per, così, a parlare, o invitano, a fare qualche talk, cose così, ognuno dice quello che vuol dire, nel senso che non è che siamo, abbiamo una linea che qualcuno ci imbocca su qualcosa. Io personalmente faccio parte della Lug della Sapienza, quindi l'Indinus Users Group, quella di un amico che stava qui prima, che vive a Milano, quindi ho chiamato per un attimo, era Alex Giancarraturo, Fedora Ambassador, quindi una persona insomma abbastanza attiva a livello di software libero, di open source, eccetera, eccetera. Il Partito Pirata nasce dal Pirate Party svedese, che l'anno scorso, durante le elezioni europee, in seguito chiaramente al grande clamore di The Pirate Bay, che non è il Pirate Party, cioè il Partito Pirata è una cosa svedese, The Pirate Bay è un'altra cosa. The Pirate Bay è un motore di ricerca di file torrents, quindi files che si usano per fare file sharing. Anche lì, voglio dire, cioè tu si apre un mondo, che adesso io chiaramente non è che posso parlare del file sharing, io sono per il file sharing a livello di idea, perché comunque fa parte del nostro presente e probabilmente del futuro, cioè già c'è, e non è che c'è adesso, c'è già da 10 anni, nel senso che io, vabbè, adesso è poco che mi sono quasi autodenunciato, non mi arrivi a postare a casa, insomma io sono 10 anni che ho un network open up, quindi protocollo open up,
sono praticamente la cugina carnale dei torrents, come voi sapete, non so, non voglio dire alzate la mano chi non scarica un film o MP3, perché tanto comunque lo so, lo scaricate tutti. Allora, come c'è Emule, sono file hash, quindi ci sono varie tipologie di file sharing. Io personalmente da 2000 che ho un network, quindi ho dei server linkati in tutto il mondo. Attualmente in questo momento ho due connessioni a casa, che è ovviamente tutto assolutamente gratuito, nel senso che non ci faccio mai fatturare l'ira, anzi, cioè, diciamo che ho messo, nel senso che pago delle connessioni molto veloci per sopportare il carico di tutte le persone che si collegano ai miei server, per cioè, io do la possibilità di scambiarsi dei file. Che poi siano questi file, io chiaramente non so, cioè io so quello che si scarica perché ho delle console, dei server, so che cosa si scaricano, cosa si scambiano le persone. Quindi sono MP3, quindi sono film, ma sono anche distribuzioni Linux, sono okay, so, cioè, un po' tu, libri, ebook, c'è un po' di tutto, insomma. Non si scambiano file pedopornografici, perché noi abbiamo, noi, io e tutta la nostra community abbiamo programmato dei robot, sono dei bot, quindi dei codici, degli script, per cui che li mandiamo in automatico, quindi io se no dovrei stare lì sempre davanti al computer a beccare quello che si collega, vedo che c'ha 200 pepe di pedofilia e dovrei dire perché, e questo non si può, che è possibile, se non vive più ovviamente. Quindi questo script lavora al mio posto, nel senso che va a beccare, fa uno scan dello share della persona quando si collega ai miei server, becca chi ha file pedofili, gli manda un avviso in inglese e in italiano dicendogli guarda, ti ho beccato, ce l'hanno pedofilia, te lo ci piace, ti distacco, non solo, il tuo IP viene registrato e verrà mandato anonimamente ovviamente alla postale, perché siccome cioè, noi facciamo una cosa illegale, cioè abbiamo le leggi urbane per cui ci si va, non è che io posso mandare di mail alla postale e dire oh, guarda che ho beccato 10 pedofili, che faremo anche un servizio diciamo alla comunità, non possiamo perché in Italia ci sono queste leggi sceme, purtroppo, che sono queste leggi appunto che il Partito Pirata cerca di modificare quantomeno. Se questo slide l'ho preparato io stanotte, perché non era così, lo dico, ancora del mio gruppo non l'ha visto nessuno, però io ho cambiato tutte le immagini e questa mi è piaciuta molto, perché cioè, non proviamo nessuna azione che viola la legge esistente, speriamo modificarla, e ci ho messo questa che è molto carina, Windows 7 Pirate Bay Edition, carina come cosa. Dunque, detto questo, così, questo era per presentare me in particolare, perché appunto io mi sono scritta delle cose, adesso poi le leggo. Dunque, il Partito Pirata ha una particolarità che non nasce con un colore politico, quindi io ovviamente sono, non è che sono sinistra, sono di più, però cioè, se una persona mi dice guarda che io voto Fini, però cioè, sono d'accordo con quello che dici, non è che lo caccio via, cioè, comunque siamo assolutamente, cioè, per me la democrazia rispecchia quello che è il file sharing, quindi uno scambio di cultura, di saperi, di quello che uno, ognuno di noi è, insomma, per la fine. Difatti, insomma, vabbè, io ho scritto il Partito Pirata è capace di portare molteplici voci. È un po', noi lo vediamo un po' come il movimento o il partito. A me la parola partito sono un po' allergica, anche la politica che mi fa un po' senso, però insomma diciamo che è un po' quella voce del futuro e del presente e del futuro. Le istanze del Partito Pirata sono talmente sensibili da poter avvicinare e soddisfare qualsiasi movimento progressista e persino qualche conservatore. Ma limitarsi alla rete è una miopia, con la rete e con noi portiamo chi lavora la terra, le libertà sessuali, l'anticapitalismo, capitalismo 8-900, è una provocazione questa, io l'ho scritto a poco. L'emancipazione degli esseri umani e perfino una visione riveduta e corretta al nuovo millennio e alla vecchia cara dimenticata coscienza di classe. Dopodiché, questo è inutile che vi sto a dire che proprio pirata, cioè andate sul sito, lo vedete, cioè non è che volevo parlare di questo, insomma, mi piace parlare di internet. Internet, perché, cioè, che fa riforma del copyright, riforma dei brevetti, cioè vado avanti con lo slide, insomma, ve lo leggete anche a schermo, cioè, sono queste più o meno, quindi non la censura, no, i bavagli,
non sono d'accordo con l'ultimo decreto Alfano, le intercettazioni, ma d'altra parte non sono d'accordo, nel senso che noi siamo per l'anonimicizzazione in rete, cioè la privacy, non possiamo essere tutti identificati, no? Che è questo che sicuramente vogliono con internet, non è così. Io sono in rete con Nick, mi presento fisicamente, forse la seconda o terza volta, insomma, faccio parte della comunità di Hackit, quindi degli hackers italiani, che sono tutti programmatori, sono tutti ingegneri, sono tutta gente che lavora anche con la postale, perché è gente che lavora per la sicurezza in rete, eccetera. Quindi non siamo cattivi, insomma. Questo. Allora, internet è una bella cosa, internet è molto giovane, perché avrà 15-20 anni, è un giovane, è il figlio più potente e democratico che la tecnologia ha dato all'umanità, uno strumento di comunicazione eccezionale che azzera le distanze e diffonde la voce di tutti, senza distinzione di razza, sesso, opinione, colore, religione e politica. Vogliamo dire che internet è anarchico? Secondo me sì, cioè nel senso che voglio dire, più anarchico di internet, forse questo è il motivo per cui crea tante preoccupazioni. Difatti c'è qualcuno che ha paura di questo ragazzo prodigioso, molta paura. Alcuni di loro sono quelli che 15-20 anni fa, quando è nato, parlavano di fenomeno passeggero, di moda, di gioco, e invece hanno di fronte la più grande possibilità che il genere umano avesse mai avuto, comunicare in libertà la propria opinione al mondo. Questo mi pare evidente, non è che ve lo sta a spiegare, nel senso che questo gruppo di Paolo nasce su Facebook. Facebook io personalmente non approvo, nel senso che è un grande modo proprio per una grande violazione della privacy, con tutto che loro poi si stanno sbattendo per implementare, per correggere, eccetera. Comunque il fatto sta che i nostri dati, anche se abbiamo scritto abbiamo un figlio, abbiamo un marito, un fidanzato, mi sono sposato, sono vedovo, mi sono messo insieme in relazione, questi dati rimangono comunque tutti. Il fatto già che siamo qui è evidente che magari siamo 30 persone, però so che se 30 persone, io sono di Roma, sono passato da Savona, oggi sto a Milano, sono già qui perché Paolo mi ha chiamato e mi ha beccato su Facebook, cioè non è che Paolo ci conosciamo, c'è la pianta che ho visto oggi, insomma. Quindi questo è bello della rete. Io in particolare, appunto, a parte Facebook adesso è il fenomeno che tutti sanno su Facebook, perché c'è questa moda del social network. Io per esempio con i miei server conosco persone che stanno a Phoenix, che stanno a Londra, che stanno in Svezia, che stanno in Olanda, in Belgio, ma li conosco da 10 anni, ma ne conosco, ci siamo incontrati, ci siamo visti, abbiamo fatto le cene, cioè, quindi voglio dire, questa cosa adesso ha preso piede molto, perché il social network, così come l'hanno impostato, è un giocattolino a cui tutti possono accedere, cioè c'è la mia figlia che c'è il rifiuto del computer, che chiaramente scopre che c'è la mamma, quindi cioè, anche un bambino apre il computer e entra in Facebook. La cosa terribile, secondo me, è la moglie di un mio amico che cercava una cosa, uno spartito di musica. Io ho detto, beh, apri Google, cerca, adesso il spartito di musica, lei insegna musica. Ma io dice, che ne so, io apro e entro in Facebook, io guardavo, ho fatto, testa fuori. Cioè questa c'ha un computer, una connessione, lei apre il computer, c'ha il computer e entra in Facebook. Cioè lei non saprà nemmeno che cos'è Google, non sa cos'è un motore di ricerca, non sa che. Io sono andata lì al computer, al Google, ho cercato lo spartito, ho preso, ho scaricato, ho stampato e gli ho dato. Insomma, questo è stato così, con gli occhi sbarrati, c'ho una donna di 40 anni, voglio dire, non è che parliamo di mia madre, insomma c'era 70, quindi. Però consideriamo che anche. Il partito di data nasce anche per appunto anche insegnare anche un minimo, nel senso che le cose alla gente, no? Perché uno gliele deve dire, cioè gliele deve avvertire. Sì, no? Non sono le colonne d'Ercole Facebook, non sono le colonne d'Ercole. Ma non è neanche spesso, non è neanche network, non è neanche, cioè vuol dire, ce ne sono un miliardo di link.